Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo unboxing Lego. Questo è Lego Dots, Creative Party Kit. Praticamente sembrerebbe un set per creare dei dolcetti, dei muffin, delle torte di compleanno e per poterle, diciamo, anche ricreare più volte. Questa è una linea, sembrerebbe specificatamente Quando mi dice fatta. tira fuori, io tiro fuori. Va bene, sembrerebbe specificamente fatta per le bambine. Sembra, diciamo, una declinazione del Lego più al femminile. E infatti, all'Alice è piaciuto subito, in barba alla questione dei generi. Questo è un kit per 6 o più anni. Quindi probabilmente anche perché ci sono tanti pezzi molto piccolini e quindi boh, vedremo poi come va la questione. E ci sono 622 pezzi e niente, a quanto sembra dalla scatola, gira un po', dice la scatola. A quanto sembra dalla scatola, ecco, qui c'è un po' quello che bisogna fare. Creare, decorare, usare e ridisegnare. Sembra una cosa che più che un modo per farlo, diciamo, più un'attività creativa. Comunque, adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola, Alice. Vai, farci vedere, facciamo l'unboxing proprio. Ah, ci sono proprio i cupcake, proprio mi ama. Ok, facci vedere. Le ciotoline di tre colori diversi, fammi vedere. Rosa, gialle e azzurrino. Sono 3, 6, 7, 8, sono 6, sono 8 di tre colori diversi. Vai Alice, tira fuori, quindi Sono rosa, azzurrino è possibile e fare 8 questi. dolcetti. Qui c'è un primo sacchetto, anzi un secondo sacchetto. Ah, qui vedo che c'è anche qui il QR code, quindi non ci saranno grandi istruzioni, ma per questo non sembra, cioè sembra più una cosa che magari ti fanno vedere degli esempi, diciamo, di come puoi farlo più che altro. Ok, questo è da mettere sopra, Fuori. sì, le ciotoline per fare il sopra del dolcetto e poi decorarlo. Poi cosa c'è? Fammi vedere, Alice. Ah, qui ce n'è un altro, ci sarà un sacchetto per ogni copertura. Fuori. Vai, tira fuori. Sì, sembrerebbe, tirali fuori, vai, veloce, veloce. Sembrerebbe che per ogni copertura ci sia un sacchetto a parte con le sue decorazioni. Ah, ecco, vediamo le istruzioni. Ah, ci sono anche degli adesivi, i nostri amati adesivi. Un altro sacchetto, tanto ormai credo di aver capito come funziona. C'è un sacchetto per ogni cosa. Diciamo che queste sono le istruzioni. Ma più che istruzioni. Ah, quello invece è un sacchetto con le Eppure candeline. dei Eh? E poi anche delle cose. Ah, forse è un levapezzi quello. Questo semplicemente, cioè più che delle istruzioni, è un, come dire, è che l'idea su uno che, diciamo, è fonte di ispirazione. Via, uno può fare tutto questo. E poi c'è un altro foglietto, forse questo sono le istruzioni. No, questo sembrerebbe più pubblicità degli altri Lego Dots. Sì, le istruzioni sono le altre. Ma io voglio fare come mi pare. Ecco, sì, questo qui l'abbiamo capito, questo è il levapezzi a forma di chiavina. Queste sono le candeline. Ok, vabbè, come avevamo, diciamo, intuito, sì, ora le apriamo e ci giochiamo.
come avevamo intuito, sono è più un kit taglia creativo che una cosa da costruire, perché diciamo istruzione di cioè, costruzione è molto semplice, basta impilare la copertura bianca alla tazzina, diciamo, colorata, e poi decorarlo come pare e piace. E quindi vediamo se funziona, nel senso se intrattiene le bambine molto. Vediamo un po'. Dunque, questo è quello che è venuto fuori. E io e l'Alice ci abbiamo giocato insieme. Queste sono le mie creazioni, tutte ordinate e, come dire, simmetriche. Queste sono le sue, tutte come dire, casuali, e che però sono molto varie, perché sono fatte da lei. Devo dire che sono avanzati molti pezzi, sono tutti questi qua. Tra l'altro ci sono, forse se l'hanno già fatti vedere, questi leva pezzi dots che sono fatti apposta per levare questi pezzettini piccolini, e anche tutti questi adesivini, perché praticamente di questi adesivi li abbiamo utilizzati tutti per mettere in queste parti centrali, però volendo se ne può, comunque si possono cambiare, diciamo. Allora, ci si è messo abbastanza, perché comunque sono tutti pezzettini piccini, però diciamo, cioè, è più un'attività creativa che una costruzione Lego, chiaramente, no? Perché questo alla fine non c'è niente di difficile, uno attacca e può fare vari disegni, eccetera. Però io, l'Alice mi sembra averla vista un po' annoiata a fare, cioè dopo un po', diciamo, prima ne abbiamo fatti 3x1, poi un'altra volta ne ha fatti dell'altre, però magari sono più bellini per giocarci poi dopo, perché magari c'è la torta, i dolcetti. Poi c'è da dire che questi sono vuoti e si possono utilizzare come un po' tutte le cose, diciamo, la linea dots, c'è il braccialetto, c'è il portagioie, anche queste si possono utilizzare o come porta cosine piccine, mollettine, anellini, oppure proprio anche per portare tutti questi pezzettini che sono avanzati, per poi rigiocarci, no? Levare questi pezzi e farne di nuovi. Però ecco, devo dire che diciamo sta un'attività un po' noiosetta, perché insomma, sì, appunto, uno può fare tanti disegni, però diciamo lei, che ha quasi 5 anni, non è che si è messa a fare particolari disegni, l'ha attaccati, e quindi dopo un po' gli è venuto a noia, via. Poi c'è da dire che questi pezzi, questi sopra, diciamo, bianchi, non si attaccano facilmente per un bambino, infatti l'ho sempre dovuti attaccare io, però vabbè, insomma, alla fine diciamo è quello che doveva essere, no? Anche dalla scatola, dalla presentazione. Diciamo che a noi piacciono di più i Lego da costruire, perché è più divertente, e anche perché poi soprattutto da bambini ci possono anche giocare in un altro modo. Però magari questo potrebbe essere un Lego più per bambine un pochino più grandi, che magari invece si divertano a fare i disegnini come ho fatto io e poi magari utilizzarli come dolcetti da dare alle bambole. Invece questa cosa ancora non è accaduta con l'Alice. E quindi niente, insomma, questo erano i dolcetti, i muffin, cos'era, insomma, Lego Dots. E se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, seguite il vostro canale preferito, il Rifugio del Funghetto, iscrivetevi, spuntate la campanellina, così vi arrivano tutte le notifiche, e ci vediamo al prossimo unboxing Lego.